A Urbino gli studenti universitari fuori sede lanciano un appello chiedendo l'aiuto della regione per il pagamento degli affitti. In una lettera si rivolgono direttamente al presidente della regione Marche Luca Ceriscioli e all'assessore all'istruzione Loretta Bravi. Ma principalmente chiediamo un aiuto per quanto riguarda i canoni di locazione, perché molti studenti, data la situazione sanitaria che ci troviamo ad affrontare, molte famiglie hanno perso il lavoro, quindi si trovano impossibilitati, insomma, ad adempiere appunto a questa prestazione. Questa emergenza ha avuto un forte impatto sull'economia, soprattutto delle famiglie, e quindi noi vogliamo dar voce appunto alla nostra necessità, alla necessità in particolare degli studenti. E per questo chiediamo un intervento a sostegno appunto della tematica degli affitti. E noi crediamo che, diciamo, non sia giusto essere dimenticati in questo momento, e in quanto noi siamo un po' il futuro di questo paese, e non si sta molto considerando che la maggior parte degli studenti sono lavoratori e non lavorando adesso si trovano in difficoltà, oppure anche studenti che non sono lavoratori, comunque le loro famiglie magari hanno perso il lavoro e sono in difficoltà, e comunque devono continuare a pagare gli affitti in maniera totalitaria senza avere nessuna agevolazione. Quello, ecco. Chi è riuscito a tornare a casa, chi invece è rimasto qua, ma comunque avendo lezioni, e l'affitto, soprattutto il contratto rimane, solitamente è fino a luglio, fino a agosto, dipende qua, questo dal locatore, comunque sì, l'affitto si paga. Attualmente sono a Urbino, ad esempio, perché non sono riuscita a tornare a casa, e pago l'affitto e fortunatamente riesco a pagarlo, però ci sono i miei colleghi che non sono fortunati come me e quindi si sono dovuti trovare nella situazione di trovare un compromesso tra affittuario e locatore in modo tale da riuscire, insomma, ad andare avanti. Ma qua si prospetta che per l'anno futuro la popolazione studentesca sarà dimezzata. Noi immaginiamo che nel prossimo decreto ci possano essere, per quanto possibile ovviamente, delle agevolazioni per pagare l'affitto, e poi vabbè, la revisione dei requisiti per la borsa di studio, questo è un discorso un pochino diverso, perché si parlava di, dato che ci troviamo in questa situazione e ci troviamo ad affrontare le lezioni online, che anche per noi sono una cosa nuova, chiedevamo una proroga della sessione d'esami in modo tale da acquisire i requisiti necessari per poter mantenere la borsa di studio per l'anno successivo. Da settembre si prospetta che si possa ricominciare piano piano, ovviamente le lezioni online continueranno e si comincerà a fare lezioni frontali in università, però a piccoli gruppi, ecco, scaglionate, diciamo.